a Cremona, nella piazza del Duomo. La cattedrale, la cui costruzione risale al 1107, pur conservando numerosi elementi gotici, è uno splendido esempio di arte romanica. Il torrazzo, eretto nel 1261, misura 112 metri ed è il campanile più alto d'Europa. Il battistero fu eretto nel 1167. È in laterizio, a base ottagonale. Completano l'armonia della piazza altre due costruzioni pure in cotto. Il Palazzo dei Militi, con la loggia ad archi ogivali e grandi trifore, e il Palazzo del Comune, sorto tra il 1206 e il 1245. In una sala del Palazzo Comunale sono custoditi in bacheche di cristallo tre famosi violini, che stanno a testimoniare quanto fiorente fosse l'artigianato dei maestri liutai cremonesi nei secoli XVII e XVIII. Questo violino, di una potenza e purezza di suono eccezionali, fu costruito con altri 14 su commissione di Carlo IX di Francia nel 1566 dal liutaio Andrea Amati, capostipite dei liutai cremonesi. Più dolce è la voce di questo Niccolò Amati, costruito nel 1658. Il Cremonese, costruito da Antonio Stradivari, riassume le caratteristiche dei due Amati, l'energia e la dolcezza. Antonio Stradivari nacque a Cremona nell'estate del 1648 e lungo i 90 anni della sua vita costruì più di 1000 strumenti, raggiungendo in ognuno di essi la perfezione, sia per la finezza di costruzione, sia per la purezza e la pastosità della voce. I suoi modelli si imposero ben presto su tutto il mercato. Si conservano ancora, nel Museo Stradivariano di Cremona, gli attrezzi autentici di cui il famoso liutaio cremonese si servì per costruire i suoi strumenti. Fra i molti pezzi, vediamo uno spessimetro a battimento, in legno con percussore. Uno spessimetro graduato. Alcuni graffietti in legno. Pialletti curvi in ferro e bronzo per la lavorazione dei piani armonici e dei fondi. Alcune sgorbie. E un tornio per minuteria che veniva usato azionando uno spago teso su un archetto d'osso di balena, col sistema ancora oggi in uso presso gli orologiai. Fu con questi rozzi attrezzi che Stradivari costruì i suoi capolavori, dei quali il Cremonese è un prezioso esemplare. Lo strumento ha bisogno di attente cure. Deve essere pulito, lucidato. Se ne devono controllare le corde, regolare il ponticello. E per questo viene periodicamente sottoposto ad una accurata revisione. Mantenere in perfetta efficienza il violino bisogna usarlo. Tre o quattro volte la settimana lo strumento esce dalla bacheca che lo custodisce e torna a vibrare nelle mani del violinista. Thank you.
Questa tradizione artigianale è diventata una preziosa eredità culturale, raccolta e mantenuta viva dalla Scuola Internazionale di Liuteria, che, unica in Italia, prepara quelli che saranno i futuri liutai. Numerosi sono gli allievi stranieri che frequentano la scuola. Vengono dall'Austria, dal Belgio, Finlandia, Francia, Giappone, Inghilterra, Israele, Portogallo, Stati Uniti, Svizzera, Ungheria, Jugoslavia. La prima e più importante operazione per la migliore riuscita di uno strumento è l'accurata scelta del legno. Per ogni parte si usano legni diversi. D'acero sono costruiti il fondo, il manico e le fasce. L'amarezzatura presentata da questa tavola d'acero è dovuta ad un'anomalia della pianta. L'accrescimento di questa è sinusoidale, perciò al taglio radiale del legno si forma questa piacevole ondulazione. Di legno durissimo e nero, l'ebano, sono costruiti gli accessori, la mentoniera la cordiera i piroli. Per la costruzione della tavola armonica si usa il legno d'abete. Cresce in Alto Adige, in Val di Fiemme e sui Monti Cadolini, nei pressi del lago di Carezza. Viene scelto l'abete rosso maschio, riconoscibile dalla rugosità della parte corticale. Questo tipo di abete per la sua particolare struttura cellulare. Presenta infatti una serie di canali resiniferi che, rimanendo aperti anche dopo la stagionatura, conferiscono al legno una particolare risonanza e nello strumento si possono paragonare a canne d'organo. Se si esamina al fibroscopio un campione di abete rosso, lo si distingue dagli altri tipi di abete per una sfumatura nella costituzione dell'anello annuale. Più chiara la parte vegetativa estiva, più scura la fine del ciclo vegetativo. Proprio questo graduale passaggio di tonalità e di fittezza caratterizza l'abete rosso. Scelto il legno, ha inizio la costruzione del violino. Il liutaio ha sul tavolo i disegni di uno Stradivari ed una sagoma con l'esatto contorno interno dello strumento. In essa spiccano due curvature centrali dette C. Da una tavola di noce stagionato, sulla quale disegna l'esatto contorno della sagoma, il maestro prepara una forma sulla quale costruirà il violino. Nella forma, segata e piallata, si fanno numerosi fori per agevolare l'agganciamento di morsetti stringenti. Successivamente si fanno sei tacche destinate ad alloggiare provvisoriamente sei tasselli in legno di salice, che, incollati e portati a misura con la sagoma, serviranno da sostegno alle fasce. Il liutaio prepara le fasce in acero. Appoggia i listelli inumiditi su una sagoma riscaldata e, lavorando con una lamiera di acciaio flessibile, sagoma le due C del violino che incolla sui listelli.
Lo stesso lavoro si ripete per tutto il contorno. La forma è ora interamente rivestita dalle fasce. Si vedono nettamente le punte delle C. Con la stessa tecnica si mettono le controfasce in legno di salice, pieghevole e resistente, incollandole alle fasce da una sola parte della forma. Dopo aver tolta la forma, si completa il lavoro dalla parte opposta. L'ossatura del violino, resa robusta dalle controfasce, è pronta a ricevere per incollaggio fondo e coperchio. Il fondo viene ricavato da due pezzi d'acero squadrati e piallati dalla parte interna e incollati in modo che le parti esterne del legno combacino. Sulla parte piallata si pone la forma completa di fasce e controfasce. Si segna il contorno esterno del violino e si asporta il materiale eccedente. Terminata la parte esterna, il liutaio inizia la scavatura interna, che richiede un lavoro paziente e minuzioso. Lo spessore del legno viene frequentemente controllato con lo spessimetro. La superficie scavata è resa liscia da un preciso lavoro di rasiera. Al fondo così rifinito vengono incollate le fasce e fissate con morsetti a vite.
Ogni liutaio applica sul fondo, in corrispondenza di una F del coperchio, un'etichetta recante il suo nome e l'anno di fabbricazione dello strumento. Ecco un facsimile dell'etichetta che usava Antonio Stradivari. La tavola armonica presenta due F simmetriche ed armoniose. Ogni liutaio ha una F particolare, con caratteristiche proprie. Questa è la F di un Niccolò Amati, di uno Stradivari, di un Guarneri del Gesù. La tavola armonica viene completata dalla catena, elemento di grande importanza per la resa sonora del violino, in quanto oltre ad irrigidire le fibre sotto il lato sinistro del ponticello, agevola lo sviluppo delle armoniche della terza e quarta corda. La catena è in abete, dello spessore di 6 mm, e sagomata in modo particolare. Completata la cassa armonica, il liutaio applica ai bordi della tavola e del fondo un filetto di legno, che non solo dona eleganza allo strumento, ma tiene unite le fibre del legno. Armonica si presenta completa ed elegante. Da un pezzo di legno d'acero il maestro ricava il manico del violino. Dopo la tracciatura, con la sega a voltino, asporta il materiale eccedente, scolpisce con apposite sgorbie, rifinisce con raspe e lime. Prepara poi gli incavi e i fori per l'alloggiamento dei quattro piroli reggicorda. Tastiera in ebano, secondo misure stabilite, la incolla sul manico assieme al capotasto. Il manico così finito viene innestato alla cassa armonica. All'estremità inferiore del coperchio si applica infine il reggicordiere in ebano, lungo 36 mm. Il violino, in bianco, inumidito e levigato, fa ora la sua stagionatura. Ma il violino non è ancora finito. Sul tavolo da lavoro sono allineati gli ingredienti che si usano per la verniciatura: gomma lacca, sangue di drago, curcuma, gomma mastice, sandracca, benzoè, aloe del capo, copale manila e trementina, che vengono dosati dal gusto e dalla pratica del liutaio o secondo antiche ricette. La vernice serve anzitutto a proteggere il violino dalle variazioni climatiche e dalla corrosione provocata dal contatto delle mani e dal respiro di chi lo usa. Non deve produrre irrigidimento delle fibre e deve avere una buona trasparenza per mettere in risalto la struttura del legno, contribuendo così alla bellezza artistica del violino. Il liutaio stende la vernice gialla di fondo per 3 o 4 volte, passando il pennello in senso longitudinale sulla tavola e in senso trasversale sulle altre parti. Sulla vernice gialla essiccata si applicano diversi strati di vernice colorata trasparente, sempre più carica di colore, fino a raggiungere il tono voluto. In genere si stende la vernice dalle 50 alle 60 volte. Si
Siamo nella fase finale della costruzione. Sul violino vengono montati gli accessori. Elemento di grande importanza è il ponticello. Esso è un conduttore di vibrazioni, dalle corde in senso orizzontale alla tavola in senso verticale. Deve essere di acero adatto al timbro del violino e deve combaciare perfettamente con i piedini sul piano armonico, avendo cura che il piedino sinistro poggi in corrispondenza della catena. Nello strumento viene inserita l'anima, costituita da un cilindretto di abete del diametro di 6 mm e mezzo. Si adattano i quattro piroli in ebano e si fa la montatura delle corde. Ormai finito, viene provato. Il giudizio definitivo sulla bontà dello strumento viene dato dalle prove effettuate nel laboratorio di acustica musicale. Il violino viene messo in questa cassa afonica per isolarlo dai rumori esterni. Una voce artificiale, posta nella parte inferiore di essa, mette in vibrazione il violino come se fosse suonato. Il rilevatore è come la punta di un giradischi, rileva le vibrazioni della tavola in questo punto. I segnali sono raccolti e per mezzo di un analizzatore di frequenza li osserviamo sia sull'oscillografo sia sul registratore scrivente. È come fare il cardiogramma al violino. La configurazione della curva è simile a quella dei violini dell'antica scuola cremonese. Infatti si nota che le risposte massime si hanno in corrispondenza delle frequenze delle note musicali fondamentali del violino, Sol, Re, La, Mi, e delle loro armoniche. Con calcoli matematici sui dati così ricavati, si risale alla determinazione della bontà dello strumento, o come dicono i musicisti, del timbro, che per lo Stradivari è 1. In questo caso è 0,98 e conquistare gli altri 2 centesimi è un'impresa assai difficile. Da questo esame risultano le eventuali anomalie, che possono essere corrette mediante variazioni dello spessore del legno, spostamento dell'anima o variazione di altezza e di peso del ponticello. Il violino ora è veramente finito, pronto per incominciare la sua vera vita. Il liutaio vi ha messo passione, entusiasmo, abilità. Tocca al violinista ora trarre dallo strumento tutte le infinite possibilità che la sua prodigiosa natura gli permette e che il genio dei più grandi compositori degli ultimi 4 secoli ha saputo intuire, affidandogli le espressioni più toccanti del linguaggio musicale. Thank you.
Thank you.